tutto è nato proprio da questa statua della nuova spigolatrice di Sapri, dove insomma ci sono stati tanti commenti e un'attenzione mediatica molto alta. E lì insomma mi sono arrabbiata tanto perché, come ho scritto sul primo post che ho fatto su Facebook, cioè, ci sono tantissimi problemi che investono la nostra provincia e in particolare noi nella città di Agropoli, insomma, abbiamo questo problema atavico della riapertura dell'ospedale di Agropoli e nessuno fa niente, nessuno dice niente, insomma, nessuno dà importanza a questa cosa. Allora, siccome ho visto che un fondoschiena di una donna attira così tanta attenzione, tanto da arrivare oltre i confini italiani, ho detto perché non tentare a provocare, insomma, su questa scia. Facciamo una foto con questo fondoschiena in evidenza, magari davanti a quella che è la problematica della nostra città, e scriviamo sotto poi insomma, una frase d'effetto. E io ho scritto riaprite l'ospedale di Agropoli, però poi ho pensato che da sola magari non avrei attirato tutta questa attenzione, allora ho coinvolto anche i cittadini di Agropoli. È stata una cosa molto veloce, devo dire la verità, perché ho voluto battere il chiodo quando è caldo, quindi non ho perso tempo e ho organizzato velocemente anche perché la disponibilità della fotografa, che ringrazio ancora Ornella Foglia, mi era stata data per ieri pomeriggio alle 17, quindi dovevo per forza fare questo scatto e quindi nelle mie possibilità ho cercato di coinvolgere alcune persone. Mi serviva questo contorno alla foto perché abbiamo insomma simulato questa morte a terra con il presidio alle spalle e poi queste persone insomma che guardano l'attore, insomma, la persona Vito Rizzo, insomma, che si è prestato a questa interpretazione e per smuovere un po' le coscienze, come avrei visto, avrei notato dalla foto, c'è cioè in primo piano il bel fondoschiena di Alessandra Maffia, che è una cantante di Montecorice, che ringrazio ancora. Noi ci abbiamo provato, ci continuiamo a provare e non ci fermiamo, perché questo è magari l'inizio di un percorso che porterà altre manifestazioni per rivendicare sempre il nostro diritto alla salute. Abbiamo una struttura ospedaliera, però non è funzionale. I reparti annessi a quello che loro chiamano il pronto soccorso, i nostri colleghi dicono, non è un pronto soccorso, è un punto di primo soccorso. Dobbiamo fare sempre riferimento ad altri presidi ospedalieri del territorio e sperare che ci arriviamo tutti interi. Lo abbiamo visto, insomma, qualche settimana fa, quello che è successo anche a Castellabate, e qui anche il tempo, non sappiamo. Ecco, se ci fossero stati, se i soccorsi fossero stati un po' più celeri, non sappiamo se a quest'ora, il piccolo Tommaso, insomma, avrebbe avuto una possibilità. Insomma, vabbè. Comunque, prima di lui tanti altri ragazzi, tante altre persone che hanno avuto esigenze di questo tipo. E la percorrenza è tanta, 40 minuti sono tanti, troppi alle volte per raggiungere il primo presidio utile che è quello poi di Vallo della Lucania. Lo abbiamo visto anche in passato e quindi ce l'abbiamo questa struttura, ce l'abbiamo. Allora, cioè, lo dicessero con chiarezza, che cosa vogliono fare del futuro di questo presidio? Così noi ci mettiamo l'anima in pace.